Benvenuti a una nuova edizione del TGVR. I titoli di oggi. Sembra un pezzo di sanitario da bagno e invece è il prossimo visore Quest. I dettagli tra le notizie di oggi. Stride Fates porta l'esperienza Mirror's Edge in VR e stavolta con una modalità storia. Provato in anteprima, ecco quello che posso rivelare. Quest 3 prova che il prezzo conta. Un numero crescente di persone lo sta usando per attività quotidiane non VR, nonostante Quest Pro fosse già sul mercato da molto prima. Maggiori novità su Assassin's Creed Nexus, grazie al nuovo gameplay con i dettagli sulla storia. Per voi, nelle notizie di oggi. Doom 3 continua a stupire, adesso su Quest 3 in standalone, con grafica migliorata e ombre dinamiche. Brutte notizie per Phasmophobia su PSVR 2, che riceve un ulteriore ritardo, ma stavolta a tempo indeterminato. Pico 4 riceve un aggiornamento che migliora il tracciamento delle mani, ma potrebbe essere uno degli ultimi, prima di ritirarsi dal mercato. Ehi Marmaglia, ben ritrovati in questa nuova edizione delle migliori news della settimana. Sono Ben e come sempre, prima di partire, ringrazio i supporter della settimana, Loris e Anton Sheva. Grazie per il contributo e per la generosità. E ragazzi, grazie a tutti quelli che stanno usando i miei link Amazon per l'acquisto di Quest 3, facendomi guadagnare una piccola commissione. E ancora grazie a tutta la Marmaglia che sta utilizzando il mio link referral per attivare il visore e ottenere 30 euro di credito da spendere sullo store. So che alcuni di voi stanno avendo qualche problema con il link, che a volte mostra un errore e non è possibile accettare l'invito, ma quali possono essere le cause? Avete già accettato un invito? Oppure avete già attivato un altro visore? Per esempio se avevate già Quest 2. In questo caso provate ad accedere al vostro account Meta, dissociate Quest 2 dal vostro account e provate nuovamente ad accettare il mio invito. Oppure, prima di cliccare sul mio link, assicuratevi di avere già un profilo Meta, quindi fate l'accesso al vostro account e poi cliccate nuovamente sul mio invito. Per altri di voi invece l'invito è stato accettato ma il credito non è stato caricato. In questo caso basta contattare l'assistenza Meta e si occuperanno di verificare che la procedura sia stata fatta in maniera corretta e in questo caso vi daranno il credito. Per il resto ragazzi non so perché per alcuni il link non funzioni. Se proprio volete ottenere il credito potete provare a creare un altro account Meta da utilizzare esclusivamente per il Quest 3 e provare ad accettare nuovamente l'invito. Grazie anche a tutti quelli che si stanno unendo al gruppo Telegram per l'utilizzo dei link 25% di sconto sui miei giochi, trovate il link in descrizione. E infine ringrazio anche tutti quelli che si iscrivono al canale, guardano i video per intero comprese le pubblicità, mettono like e invitano altri utenti a fare lo stesso. Grazie a tutti, continuate così, ma adesso partiamo con le notizie. Un portasaponetta, uno di quegli oggetti per pulire i denti, non so, dite qualsiasi cosa si possa trovare in un bagno e avete fatto la descrizione perfetta del presunto prossimo visore Meta Quest 3 Lite, che nel primo trimestre 2024 dovrebbe essere venduto a $200-300, senza controller, lenti Fresnel e pass-through in bianco e nero, ma con Snapdragon XR2 Gen 2, quindi lo stesso di Quest 3. In poche parole, se consideri che attualmente quelli che stanno cercando di disfarsi di Quest 2 vendendolo alla stessa cifra, Quest 3 Lite a questo punto potrebbe diventare l'aggiornamento hardware diretto di Quest 2, magari venduto anche senza controller perché è ancora compatibile con i controller del 2. Se questa notizia fosse vera e non sei interessato a Quest 3 e stavi pensando a un Quest 2 usato, il mio consiglio è quello di mettere tutto in pausa e attendere maggiori informazioni su Quest 3 Lite e ovviamente è qui che le troverai, quindi continua a seguire. Stride Fates non sarà un DLC gratuito di Stride, gioco di parkour VR che si ispira fortemente al fantastico Mirror's Edge, ma sarà un gioco autonomo che offre le stesse meccaniche di Stride, ma in una campagna articolata in diverse missioni all'interno di una storia. Il tutto si svolge ad Iron City, moderna città di un futuro distopico, in cui la corruzione e i poteri hanno il controllo su tutto. Il tuo scopo è quello di mettere i bastoni tra le ruote di queste mega multinazionali che governano perfino al di sopra dei governi ufficiali. Offre meccanica di arrampicata e libertà di movimento come nessun altro gioco, enormi mappe open world, combattimenti corpo a corpo con acrobazie e scontri a fuoco ravvicinati. Preparati perché Stride Fates è in arrivo a novembre.
e ovviamente lo vedrai all'opera su questo canale. Il pass-through di Quest 3 sta spopolando su internet come nessun altro visore con pass-through aveva mai fatto. Ma è solo frutto del fatto che Quest 3 costa relativamente poco o c'è di più? In giro è possibile trovare video di persone che finora non avevano mai usato un visore VR, ma con Quest 3 continuano a non usare il dispositivo per VR, ma per sfruttare l'alta definizione del suo pass-through, non solo a colori come quello di Quest Pro e Pico 4, ma con una risoluzione maggiore e soprattutto con un effetto stereoscopico che dà una maggiore sensazione di tridimensionalità e profondità. A questo bisogna aggiungere un costo decisamente più basso rispetto al precedente Quest Pro, che, nonostante disponga di telecamere per il tracciamento degli occhi, non ha avuto lo stesso successo che, in un tempo infinitesimamente più breve, sta avendo Quest 3. Quindi, pass-through più definito e migliore qualità visiva, unione di maggiore risoluzione delle camere e maggiore chiarezza delle lenti pancake, il tutto associato a un costo che non è il più basso, ma in base alla qualità è altamente concorrenziale. Quindi Meta ha forse trovato la chiave per fare breccia tra quelli che finora guardavano la VR e la Mixed Reality con diffidenza. Oh, finalmente abbiamo delle immagini catturate con Quest 3 di Assassin's Creed Nexus, il nuovo gameplay nel quale viene presentata anche la storia, le meccaniche di parkour, lo stealth, il combattimento e altri dettagli. Il filmato mostra scene di gioco catturate con Quest 3, quindi gameplay reale, ma anche scene in game engine, anche se c'è davvero pochissima differenza fra i due tipi di contenuti. Il frame rate sembra basso, ma essendo un video catturato su Quest 3, dobbiamo tenere a mente che la registrazione viene fatta a 36 fps variabili e che quello che vedi poi nel visore dovrebbe essere più fluido di quello mostrato nella registrazione. Anche per Nexus, mi raccomando, resta incollato su questo canale perché arriveranno tutti i contenuti che desideri e sempre, come solo io so fare, in maniera scurrile. Ah, quanto mi è piaciuto Doom 3 e ricordo che quando uscì non c'era PC sul mercato che fosse in grado di farlo girare al massimo della sua risoluzione e dei suoi dettagli senza friggere il computer. Questo è ancora più incredibile se pensiamo che oggi questo gioco epocale gira perfettamente su Quest in standalone e in più il team Beef, creatore della mod VR, ha aumentato la risoluzione e ha aggiunto le ombre dinamiche su Quest 3. Ovviamente l'ho già provato e rispetto alla prima versione merita di essere giocato tutto. Vi auguro incubi d'oro. E a proposito di incubi, Phasmophobia su PSVR 2 sarebbe dovuto arrivare ad agosto, poi posticipato ad Halloween, e qualche giorno fa ha subito un nuovo slittamento, ma questa volta senza una data e a tempo indeterminato. Kinetic Games giustifica il posticipo parlando di sfide impreviste, ma soprattutto di un incendio avvenuto nei loro uffici per ragioni sconosciute, forse un fantasma. Dopo numerosissime esperienze di rinvii nella mia carriera da videogiocatore, però, ho imparato perfino ad apprezzarli, perché molto spesso servono a sistemare un prodotto che altrimenti arriverebbe sul mercato con una pessima ottimizzazione e con tanti altri problemi. Quindi, come si dice, meglio tardi che pieno di bug. E gioie e dolori per Pico 4, che in questi giorni vede arrivare un aggiornamento che migliora il tracciamento delle mani con una riduzione del jitter e un aumento della precisione e della stabilità. Il problema però è che, secondo alcuni analisti, Pico sarebbe in procinto di abbandonare il suo percorso in VR, perché nonostante Pico 4 abbia fatto registrare numeri importanti, diventando addirittura il secondo visore più venduto dopo Quest, per ByteDance non è stato un successo e potrebbe ritirarsi dal mercato piuttosto che presentare un nuovo visore come si vociferava ultimamente. Pico 4 è uno dei migliori visori non solo standalone ma per PC VR, grazie alla sua comodità, lenti pancake e alta definizione dei pannelli. Se fosse vero che Pico vuole dire addio al mercato, significherebbe la perdita di uno dei migliori concorrenti di Meta, lasciandolo a conti fatti nuovamente il solo a regnare sulla VR e sulla Mixed Reality.
Bene, Marmaia, è tutto per questa settimana. Discutiamo tra i commenti degli argomenti trattati. Supporta il canale utilizzando il tasto super grazie, oppure utilizzando i miei link Amazon per i tuoi acquisti o per l'acquisto di MetaQuest 3 e farmi ricevere una piccola commissione. Ovviamente senza alcun costo aggiuntivo per te. E usa il mio referral link prima di attivare il tuo visore per ricevere 30 euro di credito da spendere nello store Meta. Trovi tutti i link in descrizione o nel primo commento. Grazie per la visione completa, like, iscriviti e continua a seguire. Da bene è tutto. Ci vediamo alla prossima. Tanti saluti, Marmaia.